Ben ritrovati con AgriMag News. L'Unione Europea intende agevolare l'accesso alla terra dei giovani. Gli interventi di sostegno finora previsti dai singoli Stati membri saranno supportati. Fino ad oggi il regime di aiuto per la mobilità fondiaria era considerato come aiuto di Stato incompatibile con le norme comunitarie in materia di concorrenza e quindi era ammesso solo in via eccezionale e in deroga alle regole di base. L'apertura dell'Unione Europea si nota con l'intervento relativo agli investimenti materiali e immateriali dei nuovi PSR, che considera tra le spese ammissibili anche l'acquisto di terreni agricoli, a condizione che siano utilizzati per la conservazione dell'ambiente oppure siano acquistati da giovani agricoltori tramite l'utilizzo di strumenti finanziari. Anche il nuovo intervento dell'insediamento dei giovani agricoltori va nella direzione di favorire l'accesso alla terra, laddove fissa 100.000 euro l'importo massimo di aiuto forfettario che può essere erogato a favore delle start-up agricole.